Salve a tutti, buongiorno, buona domenica e bentornati sul canale Twitch del LCS di Altamura, l'unico centro sportivo. Io sono Mattia Dell'Acqua e qui a fianco a me c'è Cristian Petragallo. Salve a tutti e siamo qui per Ehi, osservare questo match, abbiamo meglio di non mi ha 5, detto niente l'eliminazione ancora. preliminare per la finale tra Kicco Vacca che gioca con il nome di Kicco TGC e Sabino Lenoci che gioca con il nome di Sabino 1995. Sì, vogliamo vedere un po' le liste nel Possiamo mentre. iniziare? Allora, diciamo che il Sì. matchup è molto particolare, visto che comunque abbiamo un Invoked Dragma contro uno Shadow Dragma molto spicy, Che però diciamo così. ricordiamo essere senza invoked perché vediamo la norma legale Dogra, come si chiama. Galedog, sì. Comunque, entriamo subito nel game perché i duellanti stanno iniziando adesso. Vediamo che Sabino ha vinto il dado e ha deciso di partire primo. Come ci si aspetta da fare con qualsiasi dogma invoked. Parte con Alistar. Alistar Ok. sicuramente la partenza migliore del mazzo. Beta interruzioni e setup eventualmente risposte, quindi fortissimo. Una Leicester che va abbastanza pulito, visto che aggiunge la invocation. Ricordiamo che nella lista di Sabino è presente Maximus, che potrebbe essere adesso un fattore di rischio, se vogliamo, perché permetterebbe a Kiko di guadagnare vantaggio senza dover fare nulla. Quindi Comunque, se non si nella. Di aspetta il mazzo, potrebbe fare questa mossa e sarebbe assolutamente dannoso. particolare nella Tutto lista di ok, ho tutto Sabino, ok, vai. penso Ti fermo anche io se in caso. tappata per la consistenza e altro, vedo addirittura tre invocation e spicy doppio Dark Ruler di main, che Che è un potrebbe po' essere non si spiega, non interessante. si spiega. Comunque, vediamo adesso la linea di giocata lineare, quindi Mechaba per poi riprendere Alistair in mano e vediamo se ci sarà qualche giocata sui Dragma. Mechaba scende. 7-1. Possibilmente. Va bene. 7-1 probabilmente Punishment o Super Potrebbe Pole. essere, sì, Punishment Super Pool. Ok, effetto Invocation, quindi Alistair in mano. Vediamo una lista molto Sentiva e basta. confusa di infatti, gioca una tre copie di Ashe, vabbè, il Allora, pacchetto Gamma che è un staple, e semmai. anche molto particolare, due Droll e Main. doppio Veiler, che penso siano proprio setupati Penso. per Aleister. Sì, nel mentre Sabino passa così, Scherzo. quindi non proprio la migliore delle partenze, perché non c'è accesso al reparto Dragma. Allora, Vediamo diciamo che così. ha metà del suo engine. No. Siamo già. 7-1, ok. Kiko 7-1, che probabilmente sarà uno shadow, visto l'alta presenza di mostri flip. Ah, ok. Super Super Bowl, pool. così. Diciamo che anche nella lista di Kiko abbiamo Spicy mono super pool di main, pescata tra l'altro. Super Bowl con Drago sotto. Allora, ti dichiaro le chain. Con 1, drago 2. Quindi il Bene, drago target l'ha pescato settata. fa abbastanza male perché forzerà come minimo la settata. Quindi vediamo di che cosa si tratta. Gamma. Sul drago? Gamma Sul sul drago. drago. Quindi probabilmente Va una super bene. pole. Se ha deciso di proteggere così Sì, tanto sì, questa sì. settata, penso che sia. Probabilmente una super pole. Risolvo construct. Vediamo che Gamma è sceso. Cosa ha scartato Ah, di Construct? ok. Super Puli ha Shadow scartato Fusion. Shadow Fusion. Potrò anche attivarla per forzare, non so, Il Mechaba. Mechaba, sì.
ha preferito anche perché dire spell... davanti. Sì, ma che spell potrebbe avere in mano allora. Sabine? Sì. Sì, forse vediamo che comunque lui gioca, come ha detto anche Dark Ruler, doppia copia di Red Ice Fusion, quindi qualche spell tra virgolette giallo potrebbe avere, però sì, non era una cattiva idea forzare addirittura il matchup, però sì, il fatto che diciamo matchup a banna forse non voleva la Shadow Fusion nelle rimosse. I due si conoscono, però non saprei dire se conoscono le liste. Sicuramente c'è molto spicy in fondo lì. No, il fatto di non tirare la Shadow Fusion potrebbe spiegarsi per aggirare un eventuale super qualizzettato, però è una lettura difficile da fare se non conosci la lista dell'avversario. Sì, sì. Anche se qui vedo che qui compra in battle, che sembrano tutte mosse per aggirare super poli. Sì, forse ha molta paura di super poli, ecco. No. Chicco ci dice di no. Allora. Vediamo che in mente due construct viene linkato via probabilmente Gravity. E non, qui non possiamo vedere il log della partita. No. Se non sei judge. Vediamo che la Shadow Fusion che è stata scartata di Super Poli viene ripresa adesso. Nadir, attenzione. Nadir, attenzione, qui c'è un grande vantaggio. Chicco è partito abbastanza forte. Cioè di mandare in Tiss, sembrano tutte mosse contro Super Poli. Vedremo se la settata è veramente Super Poli o meno. Quindi l'ho già detto. Tiss che targetta la settata, ovviamente. Ci dicono adesso dalla regia che Chicco ha pescato e tirato la mono Super Poli di main, perché gli altri non dipende da se hai il target giusto. Certo. Perché esita nel... Eccola, okay. Infatti era proprio lei. La lettura di Chicco è stata... Era proprio lei. Ora bisogna vedere con quanta consapevolezza, però Chicco sì, praticamente era girato Super Poli. Allora, sì, nella lista di Sabino abbiamo come target di Super Poli, credo... Aspetta, perché mi sa che sta succedendo qualcosa di illegale. Ah, ok, mi togli tutti e due. No, può fare questa cosa, ragazzi. Allora, squamata? No, non si può fare questa cosa, ragazzi, calmi tutti. È il mostro settato. Non puoi fare super poli con il mostro settato dell'avversario. È giusto. Sì, Judge, dovremmo avere un problema. Squamata. C'è una giocata incorretta adesso. Vediamo che Sabino ha tirato super poli targettando, o meglio, utilizzando un mostro settato di Chicco. Ok. Questa cosa non si può fare. Ariel. Vediamo se riusciamo a correggere questo piccolo misplay, sicuramente involontario. Aspettiamo conferma. Okay. Sì, adesso è stata rimessa la Super Poli, eventualmente lo Stabbing Venom. Sabino qui dà un'informazione importante al suo avversario, cioè il fatto di avere la Red Ice Fusion in mano. Sì, una piccola cappellata che vediamo se sarà un misplay abbastanza importante. Ok, quindi la Super Poli viene distrutta adesso dall'effetto di Intiss. La usi comunque? Ah no, non puoi farla, no? Cosa? Un po', quindi sappiamo... Okay. Nella mano di Sabino abbiamo Aleister e ovviamente la Red Ice Fusion che è stata ampiamente spoilerata. Quindi ok, Klesia prende Flare adesso. Flare forse un po' forzato. O forse perché avrà già pescato il Punishment. Okay. Anche gioca 1. Sì, ne gioca 2 di main, può essere. Dunque ricordiamo che è una lista, quella di Sabino, di 41, mentre quella di Chicco è molto settata a 40. Con doppio scisma e 3 torrenziali spicy. Vediamo anche che nella lista di Chicco abbiamo il doppio buco film, che con gli Shadow funziona abbastanza bene.
il turno di Sabino, vediamo un po'. Red Eyes Fusion, dritta per dritta. Direttamente Red Eyes Fusion, che con Fiordaliso in mano non saprei quanto possa essere. Attenzione, che c'è il Dark Magician in mano. Anche Dark Magician in mano. Quindi un altro meno uno. Qui Sabino è sicuramente in una posizione negativa e di forte svantaggio. Vediamo come ritirarlo. Cioè cercare di ingranare poi. Volevo ricordare che anche lo stesso Gravity Control Scisma è settato, sì. molto brutto. Okay. Sì, qui probabilmente Sabino è costretto allo scoop, perché Scisma, ricordiamo che ha l'effetto di mandare al grid senza targettare, e c'è Flare in mano che nega, e lui è comunque sotto la restrizione di Fusion, quindi non può evocare. Sì, praticamente il Dragoon andrà al cimitero in un modo o nell'altro. Dobbiamo solo vedere se Sabino deciderà di negare lo scisma o lasciare andare Dragoon. Sì, se dovesse farlo sarebbe chiaramente un grave errore, perché andrebbe un altro meno uno. Sì. Quindi ricordiamo che comunque la Leicester in mano è abbastanza bianca. Attenzione, decide di negare. Questo è un errore. Vediamo che errore. Lui i target Dark Grave ce li ha. Sì, perché c'è il drago. Decide di scartare Dark Ruler, che era l'ultima carta Entro che non conoscevamo. E risolvo Fiordaliso in risoluzione, Scisma. Nega senza targettare. Scisma in risoluzione, mettendo Winda, manda al grave. Il sì, Dragoon viene perso comunque. E così come il turno di gioco, perché resta con una lista di mano che non può fare norma. Non si aumenta. Il drago bannati per l'evocazione di Winda. Okay. No, gli ho calmato. Risoluzione dell'evocazione, Scisma mandò Dragoon. Dragoon, ricordiamo, con effetto negato. Non attivo l'effetto di Apcallone, ovviamente. Vabbè, allora, qui c'è troppo vantaggio per chi. Ricordiamo comunque una sfamata settata, diciamo, non è molto... Non è molto utile, però sarebbe stata determinante se Sabino avesse settato Aleister, che avrebbe potuto distruggerlo senza farlo searchare. Chicco decide di settare tutto in attacco. Però ricordando che Apcallone non può attaccare diretto. Shadow Fusion, che ricordiamo, aveva già in mano. Uno. Manda direttamente Apcallone e Riccio di una mano, quindi mette Wind. Ed evoco. Forza Wind. Vediamo che qua Chicco è incompleto. Winda. Comunque con Winda sono già 8000 a terra, quindi si andrà sicuramente a game 2 tra pochissimo. Ok, sì. Ok. Vediamo Sabino qui. E infatti Sabino adesso scuppa e si va alla side. Side che devo dire molto, sì, molto settata per un bel mirror match. Vediamo da parte di Sabino, che comunque presumibilmente penso che voglia andare primo, quindi tripla copia di Solenne e anche goccioline proibite che non sono male. Poi vediamo Spicy Mono Cosmic Cyclone, che potrebbe non essere male perché il mazzo dell'avversario è un po' lento. Però essendo un monopair non saprei quanto può essere incisivo. D'altro canto Chicco invece ha una lista... side molto, molto particolare, molto settata per il mirror match. Esatto. Vediamo addirittura una dimensional barrier. Sì, qui c'è praticamente l'imbarazzo della scelta tra lance, droll, barrier, altre due superpoli e trap trick addirittura. È ovviamente un monopair di trap trick che setta o dimensional barrier o dinomiscus che c'è di side, mentre di main abbiamo il torrenziale. Sì, torrenziale che fa molto male a Dogma Invoker perché non ha troppe target trappole per negare di mechaba, quindi anche un eventuale turno 3 potrebbe fare assolutamente malissimo. Mentre vediamo che di extra Chicco gioca Shaky Naga, che penso sia per il Gale l'insetto Gale Dogra, che è terra. Ma una scelta che io non condividevo, glielo feci presente, però.
Comunque, attenzione, Sabino decide allora di partire per secondo. Interessante. Questa è sicuramente una mossa rischiosa. Normal. Parte con la migliore normal del mazzo. Attenzione, il gara Edogra che è molto forte. Edogra paga 3.000 per mandare una carta dall'ex al grave. Decidi pallone. Effetto. E un po'. Ash è importante. Ash è fondamentale. Però ricordiamo che comunque nella lista di Chicco abbiamo anche doppio talenti. Che sì, probabilmente l'avrebbe sidato pensando di andare secondo. Sì. Vabbè, anche se talenti andando okay secondo non è male, visto che ha visto un dragoon. Metto lui. Il Gale d'Ogra è stato linkato per la Mirage. Classica combo Secure Gardener inseguita da Navir, quindi diciamo che Chicco ha avuto di nuovo entrambi i suoi engine. Sì, Chicco mantiene questa giocata nonostante l'assenza totale di Maximus sia nel main sia nella side, quindi aggiunge un po' dubbio forse, quindi penso esatto che abbia già Cresi e Ma. Tra l'altro Chicco gioca questa cosa senza giocare Grista nell'extra, colto che Shutinaga, ma non saprei, sono scelta un po' discutibile. Realisticamente penso che sia un mono target buttato lì per... Vabbè, ma piuttosto che Shutinaga, Grista annega la Sambo che è un po' più forte, Flash secondo Dragon. Te che comunque l'ha giocata. Sì, con Setta 2 ce l'ha già, sì. Setta 2 che vediamo prende Ecclesia in end. Che post side vai, può essere il momento di tutto. Visto comunque. E adesso tutto dipende da quanta side ha visto Sabino. Comunque Sabino c'è il storming di side, giusto? Sì. Però sì, comunque abbia puntato anche sul fattore sorpresa, ovvero che Chicco pensava di andare secondo. Va comunque, vediamo bene. Bisogna vedere se ha un altro scisma per forzarlo. No, dalla chat comunque Davide Dell'Icarri che scrive tiranno mando un po' la soluzione a tutto, salutiamo Davide. Attenzione, di nuovo Dark Magician in mano, quel Dark Magician lo ancora segue. Altro meno da parte di Sabino mettere Dragon a terra. Ricordiamo comunque Fiordaliso è comunque in mano, okay. Quindi diciamo l'auto sì, Dragon bisogna c'è. Bisogna vedere la settata adesso. Dragon decide per dritto di utilizzare l'effetto di spaccare e fare danno. Vediamo la risposta. Ci penso. Cosa ci dice Chicco? Attivo ci dice Flair. Ok. Dragon annega scartando. Ok. Flair. Perdo il 1.500. Prendo altri 1.500. E il Dragon. Qui però Chicco poteva pensare Gardner. Prendo danno. Comunque per Secure Gardner. No, Gardner non è stato attivato, quindi il primo danno che dovrebbe prendere non lo prende, quindi Chicco dovrebbe guadagnare 1.500. Ok, dai tu. E Chicco, abbiamo un Chicco scoop, diciamo uno scoop prematuro, però penso che non saprei quanto poteva risolvere il guadagnare 1.500. Poteva risolvere perché prendeva solo 1.000 di danno, quindi andava a 4.000 e Dragon aveva comunque 4.000 perché aveva spaccato Fair, giusto. Quindi sì, cambiava niente. Comunque sì, l'effetto di Secure Guard non è un effetto che si attiva. Quando stai per prendere danno, non lo prendi, semplicemente. Quindi dobbiamo dire che questo going second da parte di Sabino ha funzionato.
Sì, è stato non è riuscito a reggere. Inaspettato. Forse dovremmo anche ammettere che l'ash sull'effetto di Apcalone è stata quella decisiva. Sì, che comunque Kiko, diciamo, era partito con entrambi sui engine. Esatto, comunque Kiko ha subito molto quell'ash, perché se avesse settappato Rook anche in quella situazione probabilmente Sabino non ne sarebbe uscito nuovamente. Sì, sarebbe stata la completa fotocopia di quello che è successo a Game 1. Esatto, quindi andiamo adesso 1-1 e si va a G3. G3 che penso Kiko decida comunque di andare primo, sì, probabilmente. Vista la forte presenza di side di carte che lo fermano e anche molto all'avversario. Sì. Un po'. Secondo. Penso che vediamo anche dal tempo che ci sta mettendo che l'intenzione sia quella di andare primo. Sì, abbiamo visto che comunque Sabino ha cliccato già che è pronto da tanto tempo, si presuppone che non abbia cambiato molto di side, mentre Kiko sta cambiando tanto, quindi penso che stia togliendo tutte le carte per andare secondo. Sì, ha 8 target buoni di side per andare primo. Andiamo adesso. Ah, prima delle foto, delle statistiche. Cazzo, ci ha mandato. È un po' queste statistiche. Cioè, il nostro Petronella, sempre sul pezzo, c'hanno delle statistiche. Sì, vediamo un po' i match giocati da Kiko, che comunque si è sempre bazzicato sul giocare meta. Infatti vediamo Dragma, Shadow, Adamantio. E Orcus Strike, sì. Esatto. Mentre di combo Sabino ci pensa. Anche lui vediamo un'ampia scelta. Abbiamo un sicuramente più ampia, sì. Di Kiko ha variato molto nel tempo. Addirittura vediamo un Magiu da meta. Sì, qualche rogue. No, comunque sì. Comunque vediamo che Kiko setta 3 con un mostro settato, presumibilmente uno Shadow sempre. Lo setto 4 passo potrebbe essere fortissimo, in base alle settate che ha messo, potrebbe esserci per esempio un torrenziale. Ha ripreso in mano. Alessio ritorna in mano. Lo voleva limitare forse, l'ha ripreso in mano. Anche sì, solita giocata di Alester, per cui tutti siamo abituati. Sì. Quindi adesso vedremo, sicuramente non è Dinomiscus una delle settate, perché se non sarebbe stata tirata su. Qui una cosa molto Alester forte potrebbe essere tirare la barrier. No, più che la barrier, tirare la Dinomiscus su al Mirage, gli togli sia il target fuoco che Garta. La tira adesso. Questo è probabilmente un errore. Banno. Ariel effetto. Banno queste tre. Queste due. Ah, ok. Sì. Scarta. Però si espone così a gamma. Che probabilmente Sabino. Ecco, Miniveli gamma. Tirerà. E questo è stato un errore da parte di Kiko. Va bene. Sì. Voleva andare sul sicuro Kiko. Però ricordiamo che Sabino non gioca Omega nell'extra, quindi non so che cosa possa farci con questo gamma tirato nel suo turno. Innanzitutto mette comunque luce a terra sull'evocazione di gamma, un po' debilitato, però va bene. Penso che comunque ed avere anche i target luce al group sarebbe stato un po' più forte, forse per i target di Supercoli ha deciso di non giocare l'Omega. Sì, target di Supercoli, tra cui figura lo Stapelia, il Predaplant Stapelia. Sì, e anche Starving Venom che abbiamo visto. Sì, una scelta un po' eccessiva. Comunque vediamo Sabino che comunque decide di entrare in battle senza fare altro. Senza esitazione. Forse per sempre per paura di Supercoli, non so. Sì. Siamo Riccio che... Sì, Riccio si scopre e prende Ok. Va bene. Meme in due. Adesso vediamo cosa vuole fare con questi due C-frame. Qui Omega sarebbe stato fortissimo.
qui Omega sarebbe stato veramente forte. Perché comunque toglieva la Shadow Fusion in mano. Esatto, toglieva Shadow Fusion in mano, dava il materiale luce nel grave. Invece Omega, penso che sia. Questa probabilmente è una grave lacuna della lista di Sabino. Sì, no, Omega ci stava. Anche perché comunque poteva... comunque un target forte da mandare di Nadir. Sì, comunque c'è da dire che Kiko paga un po' la decisione di tirare la Dinomiscus sulla Gardena piuttosto che sul Mirage. Però vabbè, di contro possiamo dire che Kiko ha voluto fare la giocata forte, quindi togliere sia il luce che il fuoco e Aleister al green. Sì, ha pagato, va bene farlo comunque, però. Va bene. Vai, vai. Quindi si bannerà Driver adesso. È Nadir. Qui molto, e molto qui forte. Sabino prende grande vantaggio. Prende grande vantaggio. Proprio due giorni fa si dibatteva sulla possibilità di bannare questa carta, che in realtà beneficia più che altro nei forti target che ha di extra, quindi sicuramente dà un grosso vantaggio, però si potrebbe approcciare in mille modi. Vediamo di Sabino che cosa manda di Nadir. Ci penso. Allora, sta pensando sull'attivazione di Nadir. Sto pensando sull'attivazione di Nadir. Non gioca Solenni, quindi non vediamo Solenni nella sua saga. Allora, vediamo un po'. Provo ad attivare Rash, che ricordiamo è un reborn in difesa. Sì, scoperto, coperto. Sì. I target di Rash sono due. Però attenzione, perché c'è anche Dinomiscus che si potrebbe cenare adesso per evocarla. Sì, indubbiamente Dinomiscus. Però mostro acqua, non credo faccia noi Attilis. Sì, vediamo che comunque non... il target acqua non è presente. Peggio. Decide di restare Edge. Sì. Questo decisione è sembra un po' rischioso. Sì, forse a spam. Mi sembra in realtà volevo dichiarare di Dinomiscus, devo dichiararlo dopo. Potevamo prima vedere cosa mandavano prima di Nadir avversario. Non lo so, io parlo, secondo me aveva paura che mandasse l'Apcallone, okay. E mo l'Apcallone il Tankalad per searchare, quindi sì, risolve. Penso che adesso viva il riccio settato e mandi in Tiss. Ci potrebbe anche era stare per forzare in Tiss. Sì, comunque c'è il riccio, penso che comunque ci ha già lasciato il Future in mano, quindi non saprei onestamente. Ci potrebbe vedere anche così. E infatti manda in Tiss. Ma penso che in Tiss andava mandata comunque, quindi non capisco perché. La differenza adesso è che puoi farti spaccare un riccio quando avevi la possibilità di farti targettare Rash, settate, chainarla. E avere la stessa situazione magari anche con Dinomiscus. Infatti adesso targetta l'altra settata. Che è torrenziale. Interessante. Ma secondo me Kiko non ha giocato questa mano al meglio delle sue possibilità. C'era sicuramente di meglio che si poteva fare, questo sono sicuro. Va bene. Sì, indubbiamente. Perché adesso scendi anche Ecclesia. E qui Sabino prende un grande vantaggio sull'avversario. Potrebbe settare Punishment, o potrebbe prendere Flare magari per sbiancare il mostro scoperto. Negare la Shadow Fusion, infatti. Sì, serve semplicemente una verde in mano praticamente e niente, poi la situazione di Kiko diventerà particolarmente tragica. Sai, Driver si panna? Sì. Driver si panna. Quindi siamo praticamente alla speranza del top deck, perché comunque abbiamo uno Shadow Fusion che presumibilmente verrà negato.
la navigazione di Fiordaliso sul Riccio. Noi salutiamo Giancarlo, che è il nostro fan affezionato, si collega sempre. Carlo. Ok, adesso vediamo Riccio che si gira. Qui probabilmente seguirà Flair. Sì, perché comunque... No, dice che va bene. Dice che va bene. Quindi doppia fusione. Fusione può essere usata? No, può essere attivata una volta per tutte. Ma questa mi sembra... Risolve? Forse non aveva il target, non saprei. Ah. Mi sembra un'inesattezza. Guardo un Sabino. Cimitero. Praticamente poteva negare anche... Forse c'è Ashima. Nemmeno, perché la fa risolvere. Non saprei proprio, non mi ha convinto. Sì, di regola. Pure forse quello che ha pensato Sabino è che la Shadow Fusion ce l'aveva già in mano, quindi... Per quello andava fermato il Riccio. Non so, questo passaggio da parte di Sabino non mi ha convinto. Forse non ha la verde in mano, non c'è altra spiegazione. Allora... Quando... Allora, manda Ecclesia. Vediamo un po'. Ecclesia è il target luce. Vediamo un po' chi. Ricordiamo che comunque è quella devo caricare tutto. Nella lista di Kiko abbiamo anche doppia Ariel, che è un target abbastanza importante. Chiaro, anello 1 Construct, anello 2 Bestia. Era quella di evocare Apcalone. Sì. Per cenocciare su Mechaba e sbiancare. Quindi forzava già Mechaba. Ma anche a Fiordaliso se fa questo, perché era costretto se non... Sì. Era costretto a farlo se non voleva farsi sbiancare il gioco. Però rivela Fiordaliso. Rivela comunque Fiordaliso. Fiordaliso che decide di negare presumibilmente Construct. Mi neghi Construct, quindi posso pescare di Bestia. Pesco di Bestia. O quindi a Construct, se arriva la conferma dal tavolo, pesca uno di Bestia. Sì, va quindi bene. Ricordiamo che... No. Io della tua mano conosco solo Aleister e altre due che hai, giusto? Ok. Adesso la mano di... abbiamo Shadow Fusion, la carta pescata di Bestia più quella pescata di turno. Ci penso un attimo. Ho visto che adesso la telefonata. Sì. Vediamo un po'. Allora, sa cosa fa Kiko in questo momento? Non... Sì, diciamo che forse qualche gioco. Pescata, non ha mischiato la mano, quindi pescata fresca di Bestia. A me, Chaba. Di rubare, effetto di rubare. Adesso quindi il tuo sentimento è stato giusto, allora, perché non aveva verdi in mano da negare. Questo invece niente. Mechaba è ancora vivo. Sì, la negazione di Mechaba è viva ancora. Allora, vediamo facciamo così. Sicuramente chi con la magia da scartare. Vediamo se sia il mostro adesso. Petronella, Fiordaliso nega il mostro sul terreno o lo nega per sempre una volta che è sul terreno? Che domanda, una domanda abbastanza un po' confusa. Chiede un ruling su Fiordaliso, Petronella. Che adesso il nostro caro judge risolverà. La carta di Fiordaliso nega la carta sul terreno
che batti le o l'effetto resta negato. L'ho visto privato, vero, Chico, ho ancora delle perplessità, vediamo. Sì, perplessità sul quando sul che sta sul terreno. Cioè, se viene mandato al grid, forse si è lasciato guidare dalla negazione gratis di Meciaba. Grazie. Pronto? Ah, ok, e dimmi che non mi puoi rispondere. Allora, vediamo un attimo. Ho avuto comunque AS di Fionchi che mi dice gentilmente di essere cacciato. Vabbè, non ha tutti i torti, ragazzi. Comunque, non so chi sei, però ti saluto. Facciamo così. Allora, Chicco sta pensando se Bello sonneghi permanentemente costrutto o solo sul terreno. Ma questa comunque è una domanda... Decidi di linkare costrutto. Questa... Decidi di linkare anche Meciaba. Che comunque aveva ancora la negazione. Però... forse non ha mostro in mano. Linka 3. Forse vediamo che nella lista di Chicco Selene. Gioca Selene combo Selene, combo Selene, attivo Selene 1 construct 2 e l'altra spell sono due di Chicco e c'è Nadir. Però sì. non saprei quanto forte allora, possa essere stata 1, 2 Selene. Penso che comunque resti Ecclesia 1, 2, 3 magie. Non so. Ricordiamo che il mago Chicco ha solo quello qui, non ha più niente. È ovviamente la Resce che ha aggiunto vuole restare costrutto? Che è un fata. Abbastanza illegale. Sì, è un fata. Tra l'altro, se non sbaglio, c'è anche il limite del livello di Selene, o no? No, il limite di evocare nella zona puntata. Vabbè, quello sì. Chedorenia. No, il livello non c'è perché comunque salutiamo il nostro Graziano Lorusso che con Pendolo ci delizia nell'evocare Mighty Master. Massimo livello 7. No. Un qualsiasi master. Però deve essere incantatore. Vediamo un attimo. Comunque target incantatori ce ne sono. Abbiamo la stessa Ecclesia. Però non ci sono i mostri per distruggere Ghiaccio Scontro. Allora, evoco lui. Forse voleva avere luce sul terreno. Lo sta incantando. Vabbè, indifferente. Comunque costrutto. Quanto devo fare? Salutiamo anche il nostro caro Vincenzo Fanizza che ci segue sempre. Anche questo è il nostro affettivo. Chissà dove vuole arrivare Chicco con queste mosse un po'. Sembra un po' confusionario, no? Sì, forse con una linea di gioco, forse con un'idea. Avrà visto la linea di Access Code. Sì, ma non c'è una chiusura, quello è il problema. Però forse ha pensato che restando Construct si faceva l'ennesimo più in mano. Questo. Quindi, comunque, guarda, esatto, quindi invoca Access Code. Sì, anche perché non c'erano alternative rispetto allora, a questo. Attivo Access. Adesso è vero, può distruggere Ecclesia perché non può essere distrutta altrimenti. Sì, Ecclesia sicuramente se ne va. Distruggo Ecclesia. E infatti vediamo Selene è bannata. Però non so, vedo un po' questo access code un po' sprecato. 5-3-2-8 l'unica linea di gioco. Ma sicuramente si poteva fare di meglio con la Dinomiscus magari restata in cena la trappola. Sì, sicuramente si poteva fare di meglio. Sì, vai. Dunque vediamo che la mano di Sabino E qui la situazione si complica. Meltdown questa meltdown appena pescata. Tra l'altro ci sono mostri fusione.
nei rispettivi cimiteri, quindi Augodeis potrebbe entrare e distruggere sulla Summer senza possibilità di chainare. Sì, perché ricordiamo che nel down prevede l'attivazione di tutto quello che nega una magia fusione o sull'evocazione di una fusione. È una classica linea di gioco alla Easter Invocation. Vediamo che il fuoco è già presente al grip. No, non abbiamo... serve il fuoco, qui servono solo le fusioni. Probabilmente che ci sono da entrambe le parti. Sì, il target migliore adesso sarebbe banale costrutto, quindi sì. Forza la chain della Rash settata. Infatti banna costrutto. Infatti banna costrutto. Kiko decide di non chainare Rash. No, questa mi sembrava una Rash piuttosto scontata da fare. Sì, comunque il costrutto a terra era comunque una foolish. Ed ecco, infatti ha Godace sulla Summon. Va bene. Augodeis adesso può anche guadagnare l'attacco. Sì. Bannando nel grave la Mechaba. Sì. Arriverebbe a 4005, che con Aleister in mano diventerebbe 5-5. Bisogna vedere come Kiko sceglierà di utilizzare questa Rash. Va bene. Sì, sicuramente si poteva fare Rash. Banna in Tiss. Massimo. Ok, fa maximo. Sì, va bene. Fare maximo bannando l'almiraggio. Ok, non so. Sta bannando qualsiasi cosa. Entra in battle, va bene. Ok. Quindi Rash adesso, se non fai niente attiverei Dino Miscus. Decidi adesso di attivare il target Dino che ti do è Ariel. Ok, quindi target Ariel allora. Presumibilmente penso che sì, il piano è quello di settato. Esatto, il piano è quello di rievocare costrutto da settato. Cioè, settando Ariel. Anche questa linea okay. Di gioco non è male. Non è male da parte di Kiko, assolutamente. È una bella pensata. Vediamo che comunque il Maximus ha ancora ad attivare l'effetto, che però penso che sia un mezzo suicidio. Questo viene bannato, no? Che quindi toglie adesso Dino Miscus, fa passo? No, se fa passo. Quindi la linea di gioco di attacco. Vabbè, non si aspettava allora. Questa giocata. Il nuovo Ariel che evoca Construct dalle bandite. Sì, comunque questa giocata da parte di Sabrina non mi ha convinto. Okay, dammi il target. Vediamo che nel tuo extra c'è una seconda copia di Entissi. Va bene, quindi allora mando sicuramente di questo giro. Però forse non ho voluto rischiare il Maximus anche da parte dell'avversario. Questo sì, ma Kiko gioca praticamente solo a calone come no, target. Gioca anche Entissi. Non saprei. Però Kiko poteva mandare anche Apcallone che Wendy 1, Construct 2 dava un po' di lasciare il mostro a terra mi ha convinto poco, onestamente. Forse sicuramente avrà sbagliato l'ordine degli attacchi perché Maximus doveva attaccare per primo, poteva attaccare anche Dino Miscus. Sì, il massimo forse che poteva trarne era fare 1005 in più di danno. Ok, adesso quindi Wendy manda squamata. Sì, vediamo comunque Augodeis è stato attivato, che attivo ogni Shadow volta Fusion. Che viene attivato viene evocato un mostro di livello. C'è Shadow Fusion adesso? No, un mostro dell'avversario. Shadow Fusion adesso è Drago. Ok. Mando questo. Manda Drago e Lancia addirittura. Sì, comunque Kiko gioca solo a doppia Ecclesia. Drago 2 che...
Construct 1. Non ho usato quello 1. Quindi fa un altro costrutto per mandare Rucco. Scisma. Scisma. H, scisma. Attivo per rubare. Talenti. Secondo talenti per Chicco. Ma qui si apre un altro errore. Attenzione. Sabino ammette la sconfitta. Però qui si apre un altro errore perché Chicco doveva mettere questo costrutto sotto nella main e rubare il mostro e poi linkare per fare verte. Verte mandava super poli e con la fusion, le fusion la verte puoi attaccare per sì, chiudere. Comunque penso che Sabino, non so, era comunque game, però sì, sì, poteva game. Però, poteva giocarsi un altro po', sì. Poteva giocarsi un altro po', non sono proprio sicuro di questo scoop un po' prematuro. Sì, prematuro. Un po' troppo prematuro. Adesso bisogna capire cosa vorrà fare Sabino, probabilmente andare primo, anche se il game che ha vinto il going second. Quindi adesso vediamo se Sabino tornare. Decide di andare primo o secondo. Ha subito cliccato che ha finito di seedare, quindi si presuppone che abbia lasciato di nuovo la side. Non lo so. Sì, dalla velocità se che potrebbe andare primo secondo. Per seedare. Questo è un fattore molto, molto interessante. Ma niente, error, there was a problem, your deck has been resetted. So chi sia. Grazie, non credo che sia lei. Che prova a swappare le carte e mi esce errore, il mazzo è stato resettato. Abbiamo un problema da parte di Chicco, che non riesce a seedare. Se posso permettermi, dovete pareggiare la partita e poi ricominciare da lì. Sì, non ti sento. Sì, però Petronella mi sente. Sì. Petronella dice di pareggiare la partita. Your deck has been reset. Grazie. Non è un problema. Non è un problema. Vabbè, dai. Va bene così. Sì, sì. La cosa si è risolta? Allora. Sì. E quindi riprendiamo. Normal. Andiamo dal punto di favore di Chicco 2-1. Chicco va primo e parte con lo starter più forte. Sì, vediamo comunque Sabino continua con col suo game plan. Ovvero in second. Parte primo l'avversario, che è quello che ha dato più reward. Attenzione di nuovo Ash su sembra quasi un replay del G2. Sì. Vediamo che a G2 questo è bastato per quasi bastato. Sì. Adesso vediamo se continuerà con la linea di gioco che ha fatto a G2, ovvero linkare e andare poi su Ecclesia e giocare Dogma. Sì. Mi fai comunque lascia. Questi 3000 così presi di quale droga si sentono. Sì, fanno male. Un po' attivo. Talenti. Vediamo che cosa dichiara di attivare. Pescare due? No, vede la ha mano. Detto di guardare la mano. Comunque, questi talenti che Chicco, ricordiamo, gioca in doppia copia. Pesca in modo federale. Fai direttamente il tasto show the hand. Decide di farti di dichiarare grazie. Sì, li rivela uno alla volta, rendendo anche partecipanti della scelta. Comunque abbiamo visto una Dir e una Evenly. Adesso vediamo le altre due carte che sta avendo solo Chicco. Vabbè, probabilmente le verrà Nadir, che è lo starter più forte che potrebbe avere nel mazzo. Presumibilmente penso che Nadir sia la prima che se ne va. Quindi ora sa che l'avversario è Evenly, ma... Servitore Nadir. Okay, infatti, gli chiede di voler rischiare Nadir. Che Sabino manda goffamente al grave. E la rimischia. Rischia. Ha messo in cimera, ma non ancora rischia. Adesso è stata rimischiata.
Vediamo un po'. Quindi adesso sappiamo che comunque Sabino ha Evelyn in mano. Si presuppone che sono altri HT per un eventuale follow up di Chicco. Sì, avrebbe rimischiato. Avrebbe rimischiato l'altro HT per giocare safe. Quindi Chicco molto sicuro di sé, almeno pensa che la Evelyn non gli faccia troppo male. 3000. Attiva ancora Le dover attivato per la seconda volta, perché ricordiamo non è once per turno. È rischiosa questa mossa. Sicuramente rischiosa, perché sì, Dragoon fa male adesso, però avendo visto la mano può pensare di giocare in modo molto safe. Attenzione, manda Titanica Lab che esercerà in hand. Linkerà adesso per poi esercitare in hand. Ma questa cosa ti espone a non poter settare per non subire evenly. Quindi che fai? Ti affidi a una negazione di Fiordaliso? Non saprei. Quindi, vediamo adesso che linka via. Classica storia al Mirage Secure Gardener. Una partenza interessante da parte di Chicco, ma sicuramente attenzione, Ecclesia adesso. C'è già Ecclesia in mano. Diciamo che Chicco è partito comunque molto forte. Sì, Chicco parte molto bene. 3 game su 3 ha visto comunque entrambi gli start dei suoi engine. Ricordiamo questi 3000 di gare d'ogre aggiuntivi. Sembra un po' se li poteva risparmiare. Sembra un po' gratuito. Perché comunque in end phase decide di evocare un'altra Ecclesia, che comunque sotto Evelyn penso che sia la scelta peggiore che poteva aggiungerla. Sì, poteva assolutamente aggiungerla. Sì, diciamo che qua c'è stato un... non lo so. Un'imprecisione da parte di Chicco, perché comunque un Evelyn l'avrebbe subita indifferentemente. Sì, comunque, avendo visto la mano... Comunque costretto a salvare la mano Ecclesia, adesso perde 2 carte piuttosto che 1. Sabino ora di regola dovrebbe entrare in battle. Quindi diciamo che guardiamo la chat, vediamo che Chicco per la chat sta giocando ancora in Master Rule 4. Però vai, sei nella tua main phase, puoi. Ok, quindi adesso Sabino è main phase. C'è da dire che questo game particolarmente... Attenzione, un errore adesso. Decide di... Un errore adesso, mette subito meltdown a terra. Quindi questo salva un po' Chicco da Evelyn. Sì, diciamo che quella Evelyn quindi sarà abbastanza bianca per il resto della partita. Perché sì, comunque adesso ce l'ha scoperta. È un errore qui sicuramente. L'unica possibilità è quella di avere la invocation già in mano. Che qui Chicco è costretto a negare. Dovrebbe averla pescata l'invocation, perché sennò... oppure Chicco, non lo so. Noi non conosciamo la mano, cioè sappiamo solo a Evelyn che non è stata tirata. Forse vuole provare a chiudere, considerati i pochi life points rimasti a Chicco. Qui Purgatrio potrebbe fare la differenza. Sì, comunque vediamo già il fuoco sia nel cimitero di Sabino che in quello di Chicco. Infatti, Nedo di Fiordaliso. Però se qui c'è la purgatrio in mano, cioè, si andrà su due pari. Sì, la invocation in mano. Grazie Vincenzo che mi chiama il re di DB. Grazie. Solo su DB puoi giocare. Sì. Solo su DB. Mi diletto. Va bene. Vediamo anche Ecclesia. Ecclesia senza fare invoca. Quindi... attenzione. Evoca Verta. Quindi va direttamente su Dragoon. Verta, tra l'altro, nella zona. Ecco. Okay. Comunque vediamo che Ecclesia è stata pescata di turno, a quanto pare. Perché non ha mischiato né mano né niente. E aveva già l'invocation. E ha anche invocation in mano. Che può fare perché non ha serciato di Ecclesia. Quindi sì. È una mossa legale, cioè, questa. Ecclesia è stata evocata solo per evocare... Qui si prospettano troppi danni per Chicco, ma non gioca Purgatrio. Controlliamo un attimo. Sì, se non gioca Purgatrio. No, non gioca Purgatrio. Gli unici target invoked sono 2 Mechaba e Aubadeus. Sì, quindi non gioca Purgatrio. Ha messo Mechaba a terra, ha fatto Mechaba bannando
in oscurità, che adesso viene rimesso nel grave. Sì. Ok, Vanna addirittura è Ecclesia dal suo cimitero per la non presenza di luce, sì, nel cimitero di Chicco. E Dragon adesso chiude il game, sì, quindi penso sia andato sul 2-2. Chicco difficilmente può avere delle risposte qui. Sì, perché comunque... Anche perché comunque me ci ammanimerebbe. Quindi il continuo game plan di far andare Chicco primo continua a funzionare. Sta dando i suoi frutti. Going second. Sabino, sì, riesce a vincere. Come ho detto prima, quel Galedogra sicuramente, sì, il secondo Galedogra. Allora, questo c'è da dire che è anche un going second leggibile. Sì, da parte, sì, di, sì, Chicco. Sì, sì, sì. Non prendo danno, giusto Petro? Sì, okay, per la prima volta non prende danno. Ok, però Chicco scuppa. No, anche qui si poteva semplicemente attaccare prima, togliere, sì, le, sì, due, sì, vabbè, sì, insomma, un po' di precisione va cambiando un punteggio molto interessante. Vediamo un 2 a 2 adesso, che diciamo, sì, per 2 a 2 ci rende un po' l'idea della battaglia, per la natura di questi mazzi è molto molto classico che ci sia un back and forth. Attenzione, Chicco offre il rematch che viene negato da Sabino. Quindi si procede adesso all'ultimo e decisivo game di questo match. Questo match, c'è da dire, un match più corto del previsto in termini di tempistica. Siamo a circa quasi un'ora di gioco. Però... sono già stati svolti ben 4 game. Sì, sì. Ci aspettavamo di peggio, sì, vedendo la natura dei mazzi. Conoscendo sia la natura dei mazzi, ma soprattutto dei player. Tutti sanno, anche nei commenti, tutti sanno che sono due giocatori che tendono a pensare molto sulle mosse, diciamo. Quindi 2-2, adesso si procede con il siding. Chicco probabilmente vorrà andare primo. Oppure sì, proverà il suo game plan. Adesso vediamo che Sabino ci sta mettendo un po' di più a sitare, quindi forse si non vuole rischiare la parte di Chicco. E questo potrebbe fare la differenza, perché abbiamo visto che Sabino riesce a chiudere in modo molto più agevole. Sì, diciamo che vediamo che Sabino ci sta mettendo un po' più del solito, quindi secondo me non vuole rischiare. Chicco decide di andare comunque primo, scelta prendo la side comunque attaccata. Ci dicono adesso dalla regia che a fine match avremo la solita post match discussion con i protagonisti della partita. Yeah, comunque Chicco c'ha il Galedogra attaccato alle mani, lo starter. Allora che manda sempre il pallone, vediamo se c'è l'ash per la terza volta di fila. Quell'ash su cannone c'è da dire che fa malissimo. Invece no, questa volta non c'è l'ash, quindi Chicco può fare le sue giocate. Se chi addirittura manda anche Wendy qua. Cioè, ne gioca tre comunque. Ah, sì, è giusto. C'era diciamo, comunque tanti target start per fare plus desiderato. Adesso ci vuole solo un servitore Nadir. Qui la partita è molto... Ed è, tra virgolette, full combo. Sì. Bisognerà vedere poi... È l'opening ideale, diciamo così. Vediamo cosa sta pensando, sto pensando. Decide di settare squamata. Questa squamata potrebbe spoilerare l'intenzione di settare Square Poli. Infatti 7 a 1, 7 a 2, quindi sappiamo che c'è una scisma, 7 a 3 addirittura, 7 a 4, molto elmetto questa partenza di Chicco. 7 a 4 però ci dice che non ha super poli. Non ha super poli in mano, se no avrebbe almeno lasciato. Ormai il vizio è quel. Solita linea di gioco. Comunque questo Mirage non lo spiego, questa giocata sul Mirage non me la spiego veramente.
fare poi guard, che forse è luce a terra. Vai. Quindi no, da parte di Chicco sicuramente vediamo un corposo setup, però da parte di Sabino vediamo attivata subito un servitore subito. Va bene. Subito Nadir è interessante perché previene una serie di giocate da parte di Sabino, che sono le giocate che l'hanno fatto vincere finora, quindi la normal di Alex manca la giocata. Manda in tis che decide di spaccare la settata centrale. Sì, la vera targhetta. Vediamo se esatto. Ok. Dimensional barrier che non viene neanche cenato. Non viene cenato. Perché sì, è già locato di servitori Nadir. Un po', quindi ha aggiunto Fiordaliso in mano. Esatto. Adesso ha 6 carte in mano Sabino contro le 5 di Chicco, quindi c'è già un vantaggio carte per Sabino. Sì, quindi si presuppone aggiungendo Fiordaliso che l'Ecclesia è già in mano. Mina mistica! Attenzione! Mina mistica! Attenzione! Mina mistica per... Mina mistica. C'è un problema qui, allora, perché vediamo che Mina Mistica non è stata presentata nella lista di Sabino, quindi bisogna indagare un attimo con il judge. Sì, siamo stati sorpresi entrambi vedendo Mina Mistica, perché non sapevamo dell'esistenza di questa Mina Mistica, sì. Guardando la lista di che ci ha mandato Sabino. Questo comporta anche tra l'altro una sanzione pesante. Adesso vediamo Petronella cosa ci dice. Sì, è molto strana questa. Mentre loro continuano a giocare, però penso siano stati interrotti adesso. Sento. Insomma, che Mina Mistica è molto unexpected, sia da parte di Chicco sicuramente, che anche da parte nostra. Ma sia da Chicco. Ci penso. Petronella. C'è la mina? Chiediamo. Ok, quindi ci dicono. Tutto a posto. Dalla regia, sì. Nulla di strano. Petronella ha sbagliato la lista. Quindi la mina c'è, è legale. La mina era nella sala. Insomma, tutto nella regola, sì. Tutto nella norma. Il protocollo è giusto. È stato rispettato fino in fondo. Chicco ha... Vabbè, di sicuro di non... No. Ma allora... Non è drop. Che quindi nella side le due drop che vedevamo sono 2.000. Le due goccioline sono 2.000. Sì, sono 2.000. Ok, quindi mina adesso è... Vediamo allora, Sabino decide di andare molto, molto safe, facendo Chicco mina passo. Chicco sta rischiando, perché rischia di soffocare nelle sue settate. Quando vai in hand, penso. Comunque, eventuali stormi, comunque, spolverino soprattutto. Però vediamo che c'ha Trap Trick, che presumibilmente banna e setta di Nomiscus, che è una... Trap Trick era già settata, sì. Quindi... Però ricordiamo che Chicco non ha carte in mano da scartare, quindi forse ha sbagliato a settare... Infatti era già preannunciato questo errore. Ok. Ma proprio così. Vado. Che adesso... No, l'attivate in end phase, come l'ho detto. Attivo. Mina. Dinomiscus adesso. Quindi Dinomiscus targetta Mina. Scarta Galedogri. Allora, ricordiamo che nella mano di Sabino adesso, c'è solo Fiordaliso che conosciamo, sì. Però presumiamo ci siano anche altri HT. Altri HT come anche Ecclesia, penso. Mentre decidi di attivare Scisma. C'è un cheat adesso perché non può attivare Scisma. No, è attivato in end, abbiamo detto Trap Trick. Sì. Ok, allora Trap Trick è stato attivato in end. Sì, se lo può fare. Scisma che... Ma può attivare anche la Dinomiscus? Può dire trappola normale? No, una qualsiasi trappola. Okay. Io non giocavo il Meta Paleozoico. Sono delle carte che non conosco. Evoca contro. Non l'ha fatto. Non ha messo Dinomiscus. E tira Ash adesso. Ash l'ha messo sul costrutto. Adesso sicuramente non può soffrire l'ennesimo talenti da parte di Chicco.
Non che non l'ha settato. Che ci ha deliziato. Big brain. Sì, comunque ci potrebbe anche, sei sicuro? Kiko, non è comunque in una zona confortevole, in uno spot confortevole, perché costrutto non può attaccare. Ci ha squamato, attaccato. Io gli dico sempre di settare bestia per avere la ripartenza, ma lui non mi crede. E quindi adesso non... come sarà il follow up su quest'Ash? Penso che comunque il costrutto venga linkato, però non c'è nulla da aggiungere, quindi sì, è un po' bloccato, diciamo, Chicco. Sì, non è la migliore delle situazioni per Chicco. Senti, infatti vediamo che ci pensa. Vediamo un po'. Forse fare aperto, ma senza mostri. Chicco ha passato così, vi ricordiamo, sì, il costrutto non può attaccare direttamente. Vediamo che nella lista di Chicco ci sono solo due Dinomiscus, quindi una seconda mina potrebbe essere decisiva. Sì, abbastanza importante. Nadir, secondo Nadir. Qui continua il vantaggio carte di Sabino, che non sta vedendo comunque Aleister né il devi mandare. Che qui aggiunge prima senza mandare. Manda il secondo Untiss. Untiss qui spacca un'altra settata. Che targetta sempre la... Super poli. Quindi aveva super poli. L'avevamo visto super poli, però non... Aveva super poli. Ha deciso di settare comunque tutto. No, mi sa che la super poli l'aveva settata dopo. No, la super poli è stata sempre settata. Cosa che l'aveva settata dopo, l'avrà pescata dopo. No, vabbè, lo spero, perché comunque no, mi ricordo che Ntis aveva targettato sempre la centrale. La centrale, e quindi l'ha settata dopo. Sì, l'avrà pescata. Sì, la centrale e la dimensional bar. Sì, è stata settata lì. Quello si rivela. Guarda, l'ISO si rivela. Va bene, hai targetti construct. Non sì, targetta. Si decide di sbiancare construct. Sì, Chicco pensa ci sia un target, non c'è. La settata cosa potrebbe essere? Quando vorresti terminare la main phase 1? Attivo scisma. Scisma adesso. Scisma per mettere forse il secondo costrutto. Vanno. Sì, un altro costrutto. Ma istante non capisco il senso di lasciare scisma a terra da parte di Sabino. Scisma mando Ecclesia e ti dichiaro construct. Ok, quindi risolve costrutto. Vediamo cosa manda ora. Mando di construct. Diciamo che qui Chicco sta un po' arrancando, secondo me. Effetto edge. Continua a non voler dare. Si ostina nel non volersi tappare best. Forse vuole la carta in mano, avrà super polisettato. Un'altra super polisettata. Ariel. Ti presuppone. Sì, una carta da scartare. Super poli scarta di costo, quindi qualsiasi shadow che scarta. Lui comunque ha utilizzato due costrutti, quindi dovrebbe fare il terzo costrutto adesso con una eventuale super poli. Qui c'è un erroraccio. Sì, qui c'è un erroraccio da parte di Sabino. Sì, che decide di attaccare proprio a filo dritto. Sì, il qui c'è un erroraccio da parte di Sabino. Fiordaliso si spacca. Fiordaliso si spacca, come dice Chicco. Ci sono tutti questi effetti rognosi degli shadow che lo rendono comunque un mazzo duro da piegare. Sì, questo è stato meno abbastanza preciso. No, ricordiamo che lui ha Evenly in mano. No, non ha fatto talento.
Oh, no. Ok, no, niente più. Perché ho visto che era settato in botto, quindi no, pensavo non era, questo. Okay, no, non era questo game. Ok, quindi è stato praticamente un meno. Chiedo sì, scusa. Ha deciso di... Ok, adesso quindi squamata. Quanta potrebbe scoprire per bruciare la settata. Squamata, non dice mostre. No, no, dice mostre. Prova ad attivare Shadow Fusion. Dragon. Quindi vediamo un Kiko che comunque ha aggiunto Ariel, che settandola può riprendere anche il costruzione direttamente. E ti evocherei no, penso che nei giochi solo due di costrutto. E controlliamo un po' se gioca due. Sì, si gioca solo due costrutti. No. Un po' rischioso questa cosa. Va bene? Sì. Ci confermiamo che Kiko gioca più a Calone e poi è anche lui Drago adesso. Drago. Sì, Drago viene mandato. Drago effetto vorrei spaccare. Punish. Una punishment. La prima punishment che vediamo. La realtà l'aveva già esercitata turno 1. Sì, la prima punishment che viene attivata. Vorrei attivare a Calone. L'aveva esercitata Kiko, però era inutile contro Drago. Sì, sì, sì. Sì. Che quindi spacca Calone. Chi ha mandato? Ha mandato Titani Calabro. Sì. Calabro non è da qua. Manderei effetto Ariel. Banno 3. Sercia di Calone e scarta Ariel. Che banna Titani Calabro. Fiordaliso sì. Ricordiamo che Titanic Alad non può searchare in end perché non è nel grave, esatto. Quindi qui anche qui un grande vantaggio per Kiko. Sì, comunque... ma forse avrei bannato più gli Entis dei dog, anche se non ha dietro li può prendere dal grave. Sì, vedi comunque... Cisma. Sì. Beh, ovviamente non può sapere che non gioca. Sì, però Sabino comunque gioca 3 Ecclesia, 2 Fiordaliso e Maximus. Quindi diciamo che a dare dal grip non è la propria, comunque ha un Ecclesia Shikinaga. Setto uno, Kiko continua si ostina a mettere fusioni nell'extra monster zone. Si ostina, va convinto. Cioè attiverà un engage? Potrebbe essere mina mistica. Quindi una seconda mina mistica farebbe molto male. Sì, anche perché spoileriamo. Speriamo che non ci sono più out, fatta eccezione del mono spolverino. Attiverei Reincarnation. Ammesso target Ariel. Decide di restare Ariel, probabilmente settata, e infatti. Esco. E qui si è incredibilmente ribaltata la situazione perché Kiko sta guadagnando un vantaggio di carte che si fa importante adesso. Sì, perché comunque nonostante adesso... continui a spammare funzioni nell'extra monster zone. Adesso Ariel resterà il costrutto, penso. Probabilmente sì. Perfetto. Adesso bisognerebbe settare bestia, vediamo se si ostina a non settarlo. Manda L. Sì, niente, bestia non vuole settarlo. Forse ce l'ha in mano, non so, non vuole... Speriamo che Kiko comunque gioca mono bestia, quindi... Link. Però non è né nel cilindro, né bannato. Linka 3. Nuovo Selene, presumibilmente. Ti dichiaro... Shekinaga 3, Construct 1, Selene... Questa è macchina, questa è fata e questa è psichico. Sì. Quindi una mossa illegale. Fa una Selena che non si può fare. Vabbè, aspettiamo comunque il giudice che viene prontamente ristabilita la situazione. Sì, ricordiamo che almeno un materiale di Selena deve essere incantatore. Nessun mosso incantatore. Allora, attiverei Scisma. Attiva Scisma adesso. Decide di bannare Squamata. E Drago. Quindi Winda. Mettere Winda. Che è l'incantatore che serve, fondamentalmente. Per fare Selene. E adesso Linka 3. Linka via.
diciamo che questa Shikinaga poteva benissimo stare nella main monster zone, perché comunque offriva una negazione e poteva linkare il costrutto. Cosa vuole linkare tra costrutto e aria? Il costrutto non farebbe danno comunque perché viene evocato in difesa, però decide di... però lo lascia costrutto. È chiaro sempre, Selene 3, Winda 2, Shekinaga 1. Ok, tutto a posto. Allora, Selene 3, c'ha 1, 2, e quante magie Tunnel Grave? 2. Quindi 4 segnalini. Ma si prodigano a mettere segnalini. L'incantatore da versare nel cimitero. Ah, beh, a Winda. Poi, attiverei anche Selene. Sì. Ricordiamo che Apcallone è stato evocato normale, okay, e non mandato in Nadir, quindi si può evocare. Sì, io quando vedo Apcallone al grave Dogma Invoked Player penso sia sempre mandato di qualcosa. Quindi l'evocazione di Apcallone è giusta. Vediamo che adesso linka per Accescult. È chiaro, okay. Accescult 1, Apcallone 2. Sì. Sbagliata la cifra perché puoi... dichiara Apcallone come anello 2. Visto che Accescult non puoi rispondere, quindi sì, diciamo sì, sbaglia la chain. Apcallone e scarto Fusion. Sì. Vediamo che da parte di Carmino comunque Accescult... se c'è un prossimo turno è comunque bloccato dall'extra perché ha tirato Punish. Comunque ha ripreso L, quindi... L in mano e c'ha anche Rash. Sì, dovrebbe essere chiuso. Attacco? Invece no. Di attaccare solo per 5 a 3. Eh sì, con L si chiude poi. Dovrebbe chiudere in battle con L. Aspetta, lui non ha il terzo. Perché decide di fare subito il turno. Puoi comunque continuare questi a terra. Non... E che cazzo è? Che evoca? Win. Ok, penso in battle. Diciamo di chiudere, non chiudere. No, vabbè, penso che sia rimesso Apcallone nell'extra, ma comunque 2-5. Non chiude. Infatti, decide di andare in main 2. Ok, quindi non ha chiuso. Bene, non ha chiuso. Però diciamo che comunque... Sì, comunque uno spot... E si è tappato Focht. Sicuramente a vantaggio un po' diverso. Decide di lasciare una carta in mano. Che ha detto? Non riusciamo a capire cosa ha detto il nostro giudice. Attenzione, qui molto pericoloso questa Lightning Storm attivata. Questa probabilmente è la giusta punizione per non aver chiuso. Salve. Apcallone. Lightning Storm, ovviamente. Apcallone che può cambiare da cimitero mazzo. Posso aggiungere da cimitero mazzo e scartare una. Gioca la seconda. Quindi la mossa era semplicemente lasciare Ariel in attacco, fare 1000, poi fare L con Ariel. Diciamo che la mossa giusta era linkare il costrutto. Sì, diciamo che questa è una vittoria mancata. Gli scacchi si chiama vittoria mancata, che è la forma di errore più grave esistente. Sì, diciamo che comunque Chicco poteva sbrigarsela un po' meglio. Poteva chiudere un po' meglio, mi sembrava riduttivo, poteva assolutamente chiudere Chicco qui. Adesso allora, vediamo che il tavolo potrebbe ribaltarsi con una storm. Allora, comunque sì, attaccava di Ariel, tirano 1000 e poi faceva Winda con Constructo e Accescult, qualsiasi cosa. Ed erano i 2-2 che servivano per chiudere. Battle Fusion. Non ho capito. Vediamo le bandite se sono qua a Apcallone, mi sembra di sì. Infatti sì, quindi rimane un Apcallone e una Winda. Sì. Ah, ok, non lo sapevo. Per quale motivo? Perché non hai aggiunto. Ok. Non stiamo seguendo, stiamo vedendo la... Sì, non l'ho visto, okay. Visto questa. Che voleva tirare? Attivo. L, anello 1. Rash, anello 2. Petranella l'ha compito. Okay. Petranella l'ha compito. Adesso Chicco cena tutte le carte possibili e immaginabili che si possono cenare. Però mi sembra che non abbia dichiarato scisma.
Vabbè, ha dichiarato come anello 1 L e anello 2 Crash. Non sappiamo il target ancora. Credibile. Ti devo dare il target comunque. Red Reboot. Ragazzi, Red Reboot qui cambia, allora, cambia radicalmente qua, la situazione. Guadagna il points, ci dipende. Aspetta. Perché guadagniamo che ok. Diciamo che qui la chiusura mancata, questo 1-2, questo 1-2 la parte di Sabir. Vediamo se c'è un follow up innanzitutto, perché qui guarda il mazzo. Sì, ricordiamo. Guarda il mazzo. Decidi di settare torrenziale. Adesso che verrà spaccato per spoilerare qualcosa in più all'avversario. E insomma, quindi questa Storming particolarmente violenta, cioè, sì. Vabbè, comunque lui deve risolvere. E quindi è costretto a fare wind praticamente. Che è l'unico target Shadow che gli rimane. Che continua a evocare una extra Monster Zone. vediamo sì, il fan. Picco è rimasto un po' indietro. Penso su Construct effetto. Chi pensa? C'è poco da pensare. Comunque Construct è stato mandato, quindi. Prende Crash. Sì. Ricordiamo che Rash è stata negata da parte di... A te passo! Vabbè. Scusa. Il signore di Twitch. Finisce qui. Pensavo molto peggio. Insomma, dopo questo 1-2... Perde 122 prima e 1228 dopo. Dopo questo 1-2 che... Sì, sembrava deliziasse. E finisce così, eh. Ma assurdo. Pensavo a chissà che cosa, invece era giusto per far vedere. Sì. E insomma, allora. Niente, quindi la partita è stata divertita. E chi vincitore che ci raggiunge nella finale, sì. Mi raggiunge perché Petragallo qui di fianco a me non è qualificato. E niente, quindi 5 minuti di pausa e ci aggiorniamo poi nel post-match discussion. Che devo fare? Che storia. Su.